Un cumulo di rifiuti abbandonati che cresce ogni giorno di più davanti alla vetrina del bar. Stamattina ci ho trovato l'aspirapolvere, c'erano altri 2 o 3 sacchi che non c'erano ieri, però vedo che adesso sta un po' esagerando. Anche perché c'è quella, poi c'è una bicicletta anche più avanti che manca una ruota, è abbandonata lì. Cioè, di notte vengono e scaricano, cioè, o ci vorrebbe una telecamera o qualcosa per fare controllo, vedere un po' chi è che arriva. È la situazione in cui si sta trovando da diversi giorni Paolo Fusco, titolare dell'angolo a San Concordio, costretto a lavorare in condizioni a dir poco indecorose. Le immagini parlano da sole ed è evidente l'inciviltà e l'ignoranza di chi non sa come disfarsi dei rifiuti ingombranti e non solo, o semplicemente non vuole fare fatica per rispettare gli altri, l'ambiente e il decoro cittadino. Una situazione non nuova per il titolare del bar, che si dice esasperato e chiede che vengano presi provvedimenti per risolvere un problema che crea disagio e allontana i clienti dall'attività. Ho chiamato il sistema ambiente ma non si sta vedendo nessuno, ho chiamato i vigili urbani, anche loro non vengono e non lo so, tutte le sere aumenta sempre perché tutte le volte ci trovo dei sacchi in più. La situazione è quella, è che qui davanti al locale non mi sembra proprio è diventata una discarica proprio al cielo aperto proprio. È la prima volta che succede? No, è già successo tempo addietro, però una volta addietro veniva subito, il sistema ambiente portava via, anche se non faceva nessun tipo di controllo, quindi portava via la roba e finiva lì.